Cari amici telesportivi, da Francesco Ventre, buonasera a tutti. Siamo qui al Palaraffa Martini di Torre Boldone, pronti ad assistere alla terza giornata di ritorno della Lega 2 Basket Femminile. Oggi si scontreranno la Fassi Edelweiss Albino e la Akronos Moncalieri. Sarà una partita sicuramente importantissima per la classifica, ma ovviamente vedremo sfidarsi una partita ovviamente difficile, perché vedremo sfidarsi la Fassi Edelweiss Albino, decima in classifica, e l'Akronos Moncalieri, appunto, quinta in classifica. Altra notizia di oggi, arrivata ormai poche ore fa, lo diciamo anche con qualche rammarico: Michela Birolini da oggi giocherà per il Ponte Vico Basket. La giocatrice che vediamo ora è inquadrata, dopo ben 107 presenze negli ultimi 5-6 anni, ha deciso di concludere la stagione corrente al Ponte Vico, squadra di Serie B nella provincia di Brescia. Lo diciamo appunto con rammarico, perché Michela Birolini è sicuramente, e lo sarà sempre, una bandiera importantissima per la Fassi Edelweiss Albino, che è cresciuta ed è diventata non solo giocatrice ma anche sicuramente donna con la maglietta della Fassi Albino, una giocatrice di Albino, quindi una bandiera e un orgoglio per questa società. Ora vedremo le 10 titolari, vedremo le 5 di partenza della Fassi Albino e ve le annunciamo già. Saranno la numero 7 Iannucci, 14 Panseri, 15 Bonvecchio, 21 Valente, 25 Bercianinovic. Giocatrice arrivata nel girone di ritorno, arrivata come regalo, potremmo dire, di Natale da parte dell'ottima dirigenza biancorossa. Una giocatrice che ha fatto la differenza nelle ultime due gare. Ricordiamo la prima partita in casa, ha realizzato ben 26 punti e 12 rimbalzi difensivi. Per quanto riguarda invece Moncalieri, vediamo la numero 21 Grigolet, la numero 6 Landi, la numero 13 Caccicci, la numero 5 Conte e la numero 10 Domizzi. Si parte! Bercianinovic perde la palla 2 ed è appunto la sfera nelle mani di Landi. Ora vediamo la numero 21, Grigolet, e sfonda già la numero 21 per la gioia della panchina di Moncalieri. Primi due punti dopo pochi secondi, così a bruciapelo. Applaude coach Terzolo. Adesso vediamo Bercianinovic, Valente e Panseri. Taglio centrale Bercianinovic, non la vede Panseri, palla per Bonvecchio, prova a sfondare centralmente, si appoggia su Iannucci che prova lei a entrare, scarica ma il tiro non va, palla va, non tocca il ferro e quindi scadono i 24 secondi. Riparte Landi e appoggiandosi su Grigolet. Prova ancora numero 21, gran passaggio in gancio per Domizzi, che prova a scaricare su Caccicci, che però non afferra il pallone. Qua non c'è stata intesa fra il play e il pivot di Moncalieri, tanto porta palla Valente. Fallo di Grigolet. Importante far spendere falli a numero 21, la giocatrice più esperta ma sicuramente anche più valida di questo ampio e validissimo roster di Moncalieri. Una rosa veramente ben organizzata. Adesso Iannucci, Valente prova in post basso, Manuela Valente che si è riaccesa nel girone di ritorno, un po' come le luci di Natale. Si è riaccesa con le vacanze. So Conte, Caccicci, Landi. E qua fallo fischiato Panseri e coach Stiviel dice: staccati, non era necessario questo intervento e questo pressing così forzato. Adesso Caccicci, passi in partenza. Fai bene. Sei come il tuo zio. Ripartiamo con questa rimessa dopo i passi in partenza di Caccicci e la palla è di Bonvecchio. E ora Valente. Bercianinovic
prova lei a sfondare centralmente, ancora palla sulla tabella e poi sul ferro, ma non realizza. Altro fallo fischiato dall'arbitro o Bernassola Andrea o Di Gennaro Dario, purtroppo non so ancora gli arbitri a memoria. Palla per Landi, partita iniziata comunque non solo a ritmi molto elevati ma con anche un forte pressing, e qua doppia, gran canestro da due, un buon canestro da due al limite da tre, quindi porta in vantaggio ancora la Akronos Moncalieri col punteggio di 4-2, ma la riaggancia con un canestro Panseri con una percussione centrale e riesce ad appoggiare alla tabella. Adesso ci prova ancora Grigole, grande virata e passaggio ancora più bello, ma purtroppo per lei non riesce a raggiungere il numero 5 Conte, ricordiamo giovanissima classe 2000, perché Valente ha intercettato il pallone. Intanto rimessa dal fondo, palla per Cacicci, palla a Landi, attenzione al tiro, ancora al tiro di Conte, attenzione, un play con veramente una buona media realizzativa. Intanto palla per Bercianinovic che prova ad attaccare lei contro Cacicci, forse infrazione di passi chiede Cacicci e probabilmente c'è stata. Ma intanto due punti importanti per la Fassi Albino, 6-4. Attenzione a Landi, ancora lei, altri due punti, è una sfida punto su punto, colpo a colpo, e ci prova ora in contropiede Monvecchio per Iannucci che attacca uno contro uno, spinge per terra Landi, era area di no sfondamento probabilmente, questa è la valutazione del duo arbitrale che non ha ravvisato appunto il fallo offensivo. Altro canestro di Moncalieri, veramente una partita che calcisticamente potremmo dire zemaniana, le difese oggi stanno un attimo lasciando a desiderare e gli attacchi stanno colpendo a campo aperto. Attenzione adesso Valente, prova ancora un'ispirata Alessia Panseri, subisce il fallo, vediamo se della numero, no, della numero 13 Cacicci, visto un 8 ma perché ero dalla parte opposta, quindi è un 13 di Cacicci. Tanto prova Bercianinovic, non va al tiro, rimbalzo è di Landi, può partire in contropiede, deve scaricare ora sugli esterni e trova Grigolet che prova ad accentrarsi, gran movimento di braccio e realizza. Time out chiamato da coach Stibiel, insoddisfatto probabilmente dal reparto difensivo. Piccolo riassunto di questa partita, veramente breve, una partita iniziata a ritmi elevatissimi, è iniziata davvero in quinta con entrambe le squadre che stanno attaccando senza esclusione di colpi e senza risparmiarsi un attimo, il punteggio di 10-8. Pronti a ripartire con la rimessa di Bonvecchio per Bercianinovic. Adesso proprio la bosniaca però di passaporto tedesco, quindi europeo. Intanto Bonvecchio arresto, non riesce a trovare il canestro. Ora la prova da tre, Bonvecchio, palla sputata, ha rimbalzo c'è Valente, ma che stoppata di Landi, mamma mia, che stoppone di della numero 6 Arianna Landi. Intanto ancora Grigole da sotto, non può far altro che realizzare. Una percentuale realizzativa veramente alta per Grigolè, una giocatrice molto molto forte. Tanto Bercianinovic è sotto per Iannucci che si va a complicare la vita in mezzo a tre, ma giustamente non poteva tirare al contrario, quindi fallo per la numero 13 credo Cacicci, esatto, secondo fallo e rimessa dal fondo, non il tiro, e chiede Landi di non smanacciare a Iannucci. Però io non ci spiega, se mi chiudete non mi fate neanche respirare, devo ovviamente cercare di uscirne. Tanto Valente, palla per Bonvecchio, prova il taglio, tiro in sospensione, non va, chiede scusa, situazione e soluzione sicuramente
veloce. Prova Iannucci a difendere su Landi, buona difesa, ma la palla cade nelle mani di Grigole e prova Conte da tre, l'unica che non dovrebbe tirare, e realizza la numero 5 Conte. 15-8, prende le distanze in maniera considerevole Moncalieri. Prova Iannucci, 10-15, prova ancora a rimanere in corsa e agganciarsi in scia la Fassi Albino. Entrata intanto numero 14 Giangrasso per Cacicci. Adesso vediamo Conte, gran tiro per lei, non va. E ricordiamo, entrata la numero 3 forse per Cacicci, il numero 14 Giangrasso invece per la numero 5 Conte probabilmente. Adesso intanto Bonvecchio, palla per Bercianinovic, prova la tripla, lei Melissa Bercianinovic, una lunga, una guardia e una tiratrice, diciamo che le ha più o meno tutte. Intanto ancora Giangrasso, palla sotto per Conte che non può far altro che appoggiare e realizzare colpevolmente libera. Però ragazzi, veramente Moncalieri sta giocando basket bellissimo, pimpante, frizzante. Tanto fallo di la numero 5 Conte su Bonvecchio che stava cercando di entrare in area. Non saranno due tiri ma rimessa laterale, perché il fallo è avvenuto in fase di palleggio. Tanto entra numero 9 Berrad ed esce numero 6 Landi. Ricordiamo che ora Moncalieri in bonus ha commesso 4 falli di squadra. Intanto è entrata numero 12 Silva, l'esperta bergamasca, per la numero 21 Valente. Perde palla la Fassi, recupera Moncalieri con Conte che ora posa su Grigole, vede Berra ma preferisce non scaricare e prova ad attaccare, ce la fa, realizza malgrado la difesa di Silva. Molto carica la panchina di Moncalieri, sicuramente un gruppo affiatato e acceso. Palla è stata deviata dalla giocatrice della Fassi Albino, quindi sarà rimessa laterale per Moncalieri. Tanto palla per numero 3 Cordola, adesso prova il tiro numero 14 Giangrasso, non va, rimbalzo c'è Bonvecchio che vede ora Bercianinovic ma preferisce tirare, la palla non entra, ma c'è Bercianinovic al rimbalzo e il fallo è di Giangrasso. Devo dire comunque un duo arbitrale che oggi sta fischiando davvero tanto, ma anche bene, perché non c'è stato per ora nessun episodio contestabile dal punto di vista della valutazione. Tanto esce Conte ed entra numero 10 Domizi. Ecco, era proprio Domizi, forse quella la giocatrice che era uscita inizialmente al posto per lasciare il posto a Giangrasso, però non mi ricordo purtroppo. Tanto Bercianinovic realizza 15-19, continuano a inseguirsi, o meglio Albino continua a inseguire Moncalieri, chiede aiuto Bonvecchio a Giovanna Birolini, neo entrata al posto di Federica Iannucci che viene lasciata respirare un attimo in panchina. Entrata poco fa anche Elisa Pintossi al posto di Alessia Panseri. Tanto Cordola, Domizi, ci prova Grigolè da 3 e realizza 22. Ragazzi, Grigolè è... mamma mia, mamma mia, una macchina, macina punti. Tanto Pintossi, Giovanna Birolini, buona difesa di Domizi, attacca bene Giovanna Birolini, ci prova Bercianinovic e qua infrazione di passi,
frazione di passi, ma avevamo appena finito di dire che non c'era stata nessuna situazione contestabile, però comunque niente di che. Probabilmente alcuni avrebbero ravvisato fallo, anch'io in questo caso avrei fischiato passi. Adesso Domizi, Giangrasso fa girare il pallone a Kronos Moncalieri, numero 9 Berrad, palla fuori, passaggio sbagliato. Passaggio sbagliatissimo di Giovanna Birolini, ma rimedia con due braccia belle lunghe Lisa Pintossi. Ora contropiede, palla di Iannucci che sotto canestro non la passa a Bercianinovic e sbaglia ad appoggiare a canestro. 15-22. Domizi può attaccare uno contro due, adesso è a zona, la Fassi Albino, c'è Cordola che da sotto prova a realizzare, buona difesa di Bercianinovic che si appoggia adesso su Silva, passaggio pericoloso ma Pintossi riesce comunque, palla per Iannucci che da sotto si complica ancora la vita ma commette fallo la numero 9 Berrad. Ricordiamo numero 9 Berrad Samira Play, 1,68 m, classe 2000, altra giovanissima. Buona prestazione ma malgrado la rimessa veramente pericolosa di Giovanna Birolini che lascia il posto a Ilaria Bonvecchio. Probabilmente serviva un metronomo per coach Stibiel. Sbaglia Federica Iannucci il primo libero. Buono secondo. ...16-22... il punteggio per ora a un minuto dalla fine del primo quarto. Cordola prova a realizzare da sotto ma non riesce. Ora ha partito il contropiede della Fassi. Iannucci non vede Pintossi, prova lei da sola, non ce la fa. Palla per Bonvecchio, Pintossi ancora, arresto e tiro, finta, palla sotto, Valente, 5 secondi, deve provare a passare a Iannucci ma arriva un fallo. Buon fischio dell'arbitro, fallo alla numero 10 Domizi credo. Buono il primo di Valente, meno 5 per la Edelweiss. Chiama lo schema Ilaria Bonvecchio. Buono anche secondo. 40 secondi al termine del primo quarto. Berrad, numero 24 Hernandez, capitano. Cordola, ancora Hernandez. Palla fuori per Diotti, prova il tiro da tre, non va, palla ancora Cordola al rimbalzo. Grande difesa di Valente e si conclude qua il primo quarto. Ah no, scusate, credevo si fosse concluso il primo quarto, invece si erano conclusi 24 secondi e poi c'era stata una contesa. Non stavo guardando il time out, scusate. Vediamo allora la decisione arbitrale. Fallo per noi. C'era stata una palla contesa allo scadere dei 24, poi probabilmente un errore del tabellone, credo, che hanno messo esatto i due secondi. Ecco, diciamo che se io ho sbagliato è colpa del tabellone, mettiamola così, dai. Almeno lasciamo le colpe agli altri. No, è che di solito quando suona la sirena e manca poco, dico vabbè, è finito il primo quarto, invece mancava ancora 18 secondi, credo. Giù di lì. È pronto il cambio per la Fassi Albino, uscirà probabilmente Valente ed entrerà Bercianinovic.
Stiamo aspettando che il tabellone arrivi ai 20 secondi, che erano quelli che mancavano alla conclusione del primo quarto. Sembra il countdown di Capodanno. 3, 2, 1. Eccoci. 18 e 9. Come avevo previsto. Adesso diamo la rimessa di Pintossi ed è pronta a ricevere sia Bonvecchio che Valente. Pressing subito di Moncaglieri, che vuole provare a sfruttare questi 16 secondi e rubare il pallone per realizzare altri due punti. Bonvecchio non riesce infatti a passare il pallone a Valente e la palla finisce rimessa laterale. Cambio tattico di coach Terzolo e la numero 6 ad entrare in campo, Landi, ed esce al numero 4 Diotti. Il pressing di Moncaglieri ha funzionato, ora Hernandez sotto per Cordola, prova il tiro da lontano, la palla è per Berrad, non va, scade il tempo, primo quarto si conclude qua, 22-18 per Moncaglieri. Brevissimo riassunto, una partita veramente molto accesa che però è stata frazionata parecchio dai fischi arbitrari e quindi ovviamente dovuti ai grandi e ai copiosi falli oggi e alla grande intensità, quindi si conclude qua al primo quarto dopo una partita iniziata veramente ai massimi livelli. Ecco, vedete inquadrato il pubblico che come sempre è corso in massa per sostenere le giocatrici bergamasche. Intanto qua ci arrivano le statistiche. Tanto è iniziato il secondo quarto con Moncaglieri che gestisce il pallone. Landi affronta 1-1, 1 contro 1 Bercianinovic. Qua scontro, palla a 2. E possesso alternato, potremmo così dire. Palla adesso alla Fassi Albino in virtù della regola della freccia. Porta palla Panseri, ora Bonvecchio. Silva. Bercianinovic. Panseri prova ad attaccare uno contro uno, palla per Silva, grande intervento di Landi che riesce a intercettare, una palla pericolosa. Ora Bonvecchio. Bercianinovic prova il tiro, Melissa Bercianinovic, meno 2 per la Fassi Albino che riesce a rimanere in scia. Berrad, Landi prova, bel passaggio per Cordola, ma c'è Bercianinovic che si innervosisce un po' per il fallo di Cordola. Chiedo venia, non so se è Cordola o Cordola. Oggi sarà Cordola per il resto della partita. Adesso Bonvecchio sulla difesa di Berrad, molto molto forte. Silva, palla per Bercianinovic, ci prova lei, disturbata dalla numero 24 Hernandez. Landi la sotto per Cordola che realizza con il fallo di Panseri, fallo qua purtroppo inutile, ormai era già arrivata al tiro con un Montre Cordola e quindi era difficile evitarle appunto i due punti. Secondo fallo, esatto, per Panseri e quindi tiro libero per Cordola, non va, e rimessa al fondo per Moncaglieri, palla toccata da Bercianinovic. Rimessa al fondo per Grigole. Adesso ancora lei, Grigolè contro Bonvecchio e
ovviamente Bercianinovic, e palla è di Moncalieri in virtù ancora della freccia. Hernandez, palla per Domizzi, prova il tiro e realizza, 26-20. Buona difesa, veramente buona difesa di Berrad. Tanto Bercianinovic attacca uno contro uno con Domizzi, mette la palla in mezzo ma non riesce, era sotto pressione, la palla è toccata probabilmente con un piede da Panseri, non ravvisato dall'arbitro, passaggio sciupato da Panseri che smanaccia praticamente e la palla torna nelle mani di Berrad. Ancora Domizzi, pressata da Iannucci, ancora Hernandez, Berrad, palla sotto per Grigolè, gran passaggio per Hernandez, non c'è stata intesa qua fra Hernandez e Grigolè, ma gran passaggio della numero 21. Intanto più cambi, esce numero 9 Berrad assieme al numero 24 Hernandez, entrano numero 5 Conte e numero 6 Landi, scusate, numero 13 Chicici. Intanto entrata Giovanna Birolini, posto di Alessia Panseri. Giovanna Birolini, passaggio per Silva, 2 punti per Elisa Silva, 22-26. Intanto Diotti, palla per Chicici, numero 6, adesso numero 10 Domizzi, palla per Cacicci, può partire in contropiede Iannucci, uno contro uno con Domizzi, non realizza, però la palla è di Giovanna Birolini che riesce a ottenere il rimbalzo. Ora Silva deve cercare di cambiare lato, deve andare da Bercianinovic che prova un tiro difficile, però almeno tocca il ferro, al rimbalzo non c'è nessuno, può ripartire così Moncalieri. Ci prova Landi, Conte, Domizzi, sotto per Grigolè, buona difesa di Iannucci e qua colpevolmente libera Landi che però da sola con tutto il tempo disponibile sbaglia clamorosamente una tripla. Intanto c'è Bonvecchio che stava cercando di appoggiare a canestro ma la palla è stata toccata da Landi e qua è stato ravvisato un fallo, a mio avviso non ho visto ma magari nella velocità dell'azione me lo sono perso. Quindi 2 tiri liberi, tanto quindi non saranno 2 liberi perché era in fase di palleggio, ma rimessa al fondo per Bercianinovic. E ora Bonvecchio prova lei, grande arresto e tiro, non va, ma primo errore, prima pecca di Grigolè che ha saltato troppo presto e ha deviato il pallone causando una rimessa al fondo per le avversarie. Palla per Giovanna Birolini che è uscita molto bene dai blocchi, palla per Bonvecchio, prova il tiro da 2, non va di pochissimo. Landi, Conte, Landi, palla, prova, voleva sotto per Cacicci ma alla fine scarica per Domizzi da 3, 29-22, 7 punti di vantaggio per la Moncalieri, squadra di coach Terzolo sta giocando veramente bene. Bercianinovic prova ancora uno contro uno contro Grigolè e realizza, 24-29, riesce a lasciare un bagliore, una luce di speranza per la fasse albino. Tanto c'è Conte, palla, prova ad attaccare, fallo veramente brutto di Silva, non ravvisato, qua contropiede di Birolini, però c'è da dire che il loro allenatore era entrato fisicamente in campo, questa è una cosa che con tutta onestà va detta, qua era tecnico proprio, volante proprio
non ci piove. Quando un allenatore per un fallo così, è vero, fallo evidente, però non ravvisato, entra correndo in campo, e lì è un tecnico sicuro, praticamente già deciso. Intanto rimessa laterale per Moncalieri. Palla per Diotti, Cacicci da sotto, gran movimento, stoppata da Valente, la palla sfortunatissimamente torna sul corpo di Cacicci, cadendo appunto dal cielo, potremmo così dire, e la rimessa è della Fassi del Vai Salbino. Dopo la parabola la palla era atterrata su Cacicci che era a terra, quindi rimessa al fondo. Tanto Bercianinovic non gira per niente, la Fassi Albino in questo momento è ferma, immobile, prova a tirare Bercianinovic, non realizza, Iannucci si appende a Cacicci, qua fallosamente, va detto, non viene ravvisato fallo, e c'è palla contesa e quindi è rimessa al fondo per l'Albino. Valente chiede a Silva, caspita muoviti, vieni verso di me a farmi il blocco, se no io rimango bloccata. Prova Silva con il tiro che non va. Ci prova Conte, Grigolè, Silva. Prova Cacicci, ancora stoppata da Bercianinovic. La palla è di Silva, ora per Birolini. Grandissima Bercianinovic in queste due fasi difensive. Tanto Birolini sotto per Valente, ottimo taglio, si gira bene, gran recupero di Giovanna Birolini, davvero davvero brava oggi, sta mettendo tutto, anima e corpo, però grandissima qua anche Conte che è riuscita a soffiarle il pallone sotto il naso. E ora Landi per Grigolè, numero 14 Giangrasso, fallo giusto di Silva su Cacicci, ci stava, buon fischio. Time out chiamato da coach Stiviel. Piccolo riassunto su questo secondo quarto che non si era ancora interrotto. Moncalieri che sta giocando al suo solito gioco con una fase offensiva veramente efficace, ma una fase difensiva ancora più organizzata. La Fassi Albino però nella grinta di Giovanna Birolini e di Bercianinovic sta cercando di reagire ed è a meno 3 e ovviamente cerca il pareggio. Eccoci, ricomincia il secondo quarto con Conte, Landi, adesso gran recupero di Bercianinovic, uno contro due, preferisce aspettare le compagne, è rientrata intanto Ilaria Bonvecchio al posto di una ottima Giovanna Birolini, ma Silva ancora temporeggia troppo, palla sotto per Bercianinovic, uno contro due, non riesce ad appoggiare, a terra male Grigolè, però riesce comunque a passarla a Giangrasso, devono passare i secondi, deve difendere bene Iannucci e non ce la fa la Fassi Albino a fermare, ad arginare Moncalieri nella propria metà campo. Quindi Landi per Conte, l'unica che non deve tirare, tira sempre, non realizza, di poco Bonvecchio cade, Landi aspetta, palla per Grigolè che sbaglia la tripla e può ripartire Iannucci. Palla per Bonvecchio. Iannucci prova contro Giangrasso. Ci prova ancora uno contro uno e subisce fallo alla fine. Due tiri liberi. Due tiri liberi per Iannucci, ora dopo il fallo di Giangrasso, sostituita ora con il numero 17, Bosco. Facciamo un toffolo. No, dai. Palla ancora in rete, 28-29, meno 1 con il canestro di Iannucci. Due minuti alla conclusione del secondo quarto.
Grigolè tocca la linea sull'ottima difesa di Emanuela Valente, la Bedda Carusa. Quindi, per citare una canzone dei Sud Sound System, pugliesi anche loro, come Emanuela Valente di Latiano. Intanto Aria Bonvecchio porta il pallone, palla per Valente, ancora Iannucci, prova uno contro uno, passi giusto, secondo me è giusto, chiedeva il fallo Iannucci, ma aveva difeso veramente bene Moncalieri, nulla da fare, nulla da dire sulla difesa soprattutto di Landi. Tanto Bosco, Grigolè, palla sotto per Cordola che realizza colpevolmente, libera. Monvecchio. Bercianinovic prova la tripla, non va di pochissimo al rimbalzo. Stava per arrivare Pintossi che purtroppo per la squadra bergamasca non è riuscita. 50 secondi alla conclusione del secondo quarto. Gran difesa di Valente su Grigolè. Prova a entrare Bosco, buona palla rubata da Silva e ora c'è Bonvecchio e attacca Bercianinovic e realizza 30-31, meno 1 per la Fassi Albino che non molla il colpo. Riparte la ultima fase di secondo quarto, 38 secondi. Mi ha accettato, però su Facebook no. Cordola prova ad attaccare, consegna numero 21 o forse la 24, Hernandez, da qua sono coperto, esatto, Hernandez che prova a realizzare e subisce fallo, quindi due tiri liberi per lei. Buono il secondo e quindi 32-30 al punteggio e cambio, ovviamente un cambio difensivo, entrano Berrad e Boletti, due giocatrici prettamente difensive. Bonvecchio adesso per Bercianinovic, passaggio bruttissimo di Bercianinovic per Bonvecchio, però qua tanto merito alla difesa di Moncalieri. Grigolè, ancora Conte, prova il tiro lei, non va e Bercianinovic prende il rimbalzo, scadono i 24 secondi, può partire in contropiede, c'è Silva che prova a tirare da tre, rimessa dal fondo, non c'è. Si conclude qui questo secondo quarto con il punteggio di 32-30 per Akronos Moncalieri, una partita molto molto tirata, iniziata veramente in quinta e poi è andata rallentando, probabilmente perché le squadre hanno incominciato a studiarsi e hanno incominciato a comprendere come arginare le rispettive fasi offensive. Per ora è quasi tutto, potremmo dire, pausa lunga, ci rivediamo il terzo quarto, ovviamente rimanete con noi, una partita movimentata e ovviamente bellissima. Grazie mille, a dopo. Quarto con Domizzi che consegna il pallone a Diotti. Conte, Grigolè, Diotti, Caccicci, ancora Diotti. Ci prova Diotti, uno contro due, non va, il rimbalzo è di Moncalieri. Devia il pallone.
scusate, devia il pallone Mercianinovic, è messa al fondo per Diotti. Ci prova Domizzi, gran canestro, 34-30. Prova Bonvecchio, Iannucci e Panseri. Buona difesa per ora di Moncalieri. Ci prova Bercianinovic, chiusa molto bene. Perde palla Panseri, esaltata ovviamente la panchina di Moncalieri. Grigolè, fallo di Panseri, terzo fallo per lei. Grigolè, Caccicci, Diotti, ancora Conte, occhio al tiro e realizza, 37-30. Conte, abbiamo ripetuto 100 volte, lo diciamo la 101esima, non deve essere lasciata libera al tiro. Tanto Iannucci per Bonvecchio, in grande difficoltà per ora la Edelweiss Albino. Ci prova Bonvecchio, non va, Caccicci. Ora la palla è di Iannucci, da sotto Bercianinovic, in mezzo a due, ci prova ancora Bonvecchio, arresto e tiro! Si toglie un peso, sembrava quasi l'ultimo gol di Higuain con la maglia del Milan che si scrollava il peso di dosso. Canestro tanto cercato. Ora prova ancora Domizzi, non va. Grigolè prova ad andare a rimbalzo appoggiandosi su Panseri, la palla è per Bonvecchio, ora per Iannucci, prova ad attaccare lei e realizza, 37-34. Coach Terzolo è seduto in mezzo alle sue giocatrici. Ci prova adesso Landi, ancora per Conte, altra tripla di Conte, 40-34. Bercianinovic, Valente, passaggio pericolosissimo, quasi intercettato da Conte, ora Panseri, perde il pallone, fallo giusto di Valente che si era aggrappata praticamente a Grigolè. Riesce quasi a rubare il pallone Panseri. Fallo di Panseri, quarto fallo. Pronto il cambio, entrerà Lisa Pintossi al posto di Alessia Panseri. Che si sente tutto. Tanto rimessa di Landi. Vediamo, qua giusto va a fare un richiamo alla panchina. Dico giusto perché credo sia la seconda volta che coach Terzolo ormai quasi supera il box. Qua fallo di Bercianinovic, non fischiato per fortuna della numero 25 biancorossa. Prova Valente ad aggrapparsi al pallone, palla contesa e quindi rimessa per la Fassi Albino. Partita che si sta innervosendo. Passaggio di Bonvecchio per Bercianinovic, autoblocco praticamente fra Iannucci e Bercianinovic. Ci prova Bonvecchio, prova lei, oh!
Ilaria Bonvecchio realizza e subisce fallo. Quante volte ha messo la mano Bonvecchio, quante volte ha messo una toppa alla fase offensiva bergamasca Ilaria Bonvecchio. E realizza anche il libero, il libero, scusate, 37-40. Landi per Domizzi, buona difesa di Bonvecchio, palla per Conte, ancora Landi, chiama il blocco di Cacicci. Grigolè, attenzione adesso, prova ad attaccare, non ci riesce. Si complica qua la partita, fallo del numero 5, Conte su Iannucci e rimessa laterale. Entra numero 9, Berrad. Abbiamo già descritto quanto sia buona in difesa. Quello che ogni tanto è seduto in panchina. Quello in piedi adesso. Tanto fallo nel numero 21, Grigolè. Secondo. E rimessa laterale per Bonvecchio. Palla per Valente. Bercianinovic prova da tre, non va di poco. Gran rimbalzo di Pintossi. E qua giusto fallo in attacco di Iannucci, che arriva col gomito largo e butta a terra la numero 10 Domizzi, se non sbaglio. 10 Domizzi che esce. No, non è uscita Domizzi, è uscita a 13. Cordola, numero 3, è entrata al posto di Cacicci. Tanto Domizzi, che avevo visto avvicinarsi alla panchina, quindi credevo fosse uscita. Tanto Iannucci, e qua antisportivo per Domizzi. Qua l'abbiamo spiegato tante volte durante le partite e lo rispieghiamo. Per il nuovo regolamento, qualsiasi fallo che sia fatto in fase di transizione veloce o di contropiede, praticamente di ultimo uomo, è considerato fallo da antisportivo. E quindi saranno due tiri più possesso per la Fassi Albino. E dopo il cambiamento della regola tecnico antisportivo ogni tanto si fa confusione. Tanto secondo libero per Iannucci, realizza meno uno. Diciamo che si può fare confusione perché adesso il tecnico è un tiro libero più rimessa da dove è stato fischiato il fallo tecnico. Tanto attacca Bonvecchio, prova con l'arresto e tiro, non va, cade Valente. Prova Landi per Berrad. Buona difesa di Valente, che riesce pure a recuperare il pallone e a passarla a Bonvecchio. Palla per Pintossi. Bonvecchio si sta accendendo. E qua giusto fallo di Landi, che si è appoggiata nel fare il blocco su Bercianinovic. Due tiri. Giusto fallo, a mio avviso. Due liberi per Bercianinovic. Buono, se non sbaglio si porta a 14 punti. Vado a memoria. Buono anche secondo. Sorpasso della Fassi Albino. Prima volta che la Fassi Albino riesce non solo ad agguantare il pareggio, ma anche a sorpassare Moncalieri. Pronta a entrare Silva. Ovviamente al posto di Valente, molto, molto efficace oggi, ma anche stanca dopo una buonissima prestazione. Tripla di Berrad.
43-41, scusate. Torna in vantaggio Moncalieri. Berrad è giovanissima, ma veramente valida. Veramente valida. Ricordiamo che Berrad credo che sia del 2000. Esatto. Una giocatrice veramente valida e di grande futuro. Comunque, tutto sommato, Moncalieri è una squadra giovane. Cordola del 96, Diotti del 2000, Conte anche lei 2000, Landi 96, Poletti 2000, Berrad 2000, Giangrasso 2000, Bosco addirittura 2001. Tanto recupera palla Moncalieri. Adesso numero 6 Landi, sotto Berrad per Cordola, che non può far altro che realizzare. Un mismatch abbastanza evidente fra Cordola e Iannucci. Mismatch, lo ricordiamo per chi ci seguisse, non fosse ovviamente un accanito del basket. Il mismatch si verifica quando c'è una giocatrice, spesso un post basso, un pivot comunque di buoni centimetri, quindi magari sopra il 1,80 m, che viene marcata da una giocatrice molto più bassa, quindi questa differenza di centimetri viene chiamato in gergo cestistico mismatch. Rinizia il terzo quarto dopo questo time out chiamato da coach Stibiel, che dopo il vantaggio si è visto superare ancora una volta da Moncalieri, ora di 4 punti. Qua gran canestro di Bombecchio, c'era Cordola che tratteneva però Bercianinovic. Tanto ancora Cordola, meno 2 per la Fassi Albino. Attenzione, ora prova ancora Berrad, altra tripla per lei. 9 adesso Iannucci, prova uno contro uno contro Landi, prova in virata, non trova nessuno, è chiusa contesa e palla per Moncalieri. Cambio, entra Giangrasso e per Domizzi, ed entra Giovanna Birolini per Federica Iannucci. Fino sottotono magari oggi. Ancora Berrad. Giangrasso per Landi, ancora Grigolè, Cordola si butta, Bombecchio, la palla nelle mani di Silva. Manuela Valente ed esce una buona Lisa Pintos. Tanto Berrad. Landi. Ancora Berrad. Cordola fuori. Esce dal campo. Bombecchio per Silva. Valente, palla per Bombecchio. Buon passaggio per Silva, che però viene atterrata quasi. E ora gran Valente che riesce così a rappare la Birolini, che la passa all'area Bombecchio, che realizza una tripla di vitale importanza. Meno uno per la Fassi Albino. Una tripla arrivata dopo un'azione veramente soffertissima. Veramente brava Emanuela Valente a tenere duro e a passare la palla a Giovanna Birolini, che è riuscita a fare assist per l'area Bombecchio. Qua al rimbalzo non riescono ad arrivare Giovanna Birolini e Emanuela Valente. La palla è per Cordola, che realizza sotto con un gran canestro dopo un ottimo passaggio di Grigolè.
Grigolet comunque giocatrice di altra categoria, vedrei benissimo Aina 1 senza problemi. Tanto Bercianinovic Valente, fallo di Cordola. Buono, 48-50 meno 2 per la Fassi Albino. Non va secondo di pochissimo. Ancora nel rad Cordola e Grigolet. Buon passaggio no look, ma grandissima Giovanna Birolini che non solo riesce a recuperare ma a passarla a Iannucci che da sotto però purtroppo sbaglia e può partire in contropiede Moncalieri. C'è Grigolet, buona finta, prova ad andare uno contro due e subisce fallo. Adesso starà a vedere se di Valente o... esatto, Valente. Prova Grigolet, non va, rimbalzo, non riesce ad andare Bercianinovic, però fa sbagliare il tiro a Cordola. Ora Giovanna Birolini, veramente ottima prestazione. Prova Bercianinovic da tre. Troppa fretta. Entra Lisa Pintossi ed esce Bercianinovic. Non tanto per l'errore quanto giustamente per farla riposare, rifiatare dopo praticamente 30 minuti di gioco ininterrotti. Berrad, Cordola, Conte, gran passaggio per Cordola, Pintossi si lancia, l'ultima deviazione è stata ovviamente di Pintossi e quindi rimessa al fondo per Moncalieri. Hernandez prova ad attaccare lei, scadono i 24 secondi, rimessa laterale per la Fassi Albino. Laterale tanto esce Emanuela Valente, entra in area Bonvecchio, si abbassa il tasso di centimetri della Fassi Albino in questi ultimi 15 secondi di gioco. Cerca il tiro, cerca l'ultima azione la Fassi Albino, uno contro uno Bonvecchio Cordola, ci prova e realizza. 50-51 meno 1 e si conclude qua il terzo quarto, meno 1 per la Fassi Albino, condito con ciliegina sulla torta dall'ultima azione di Ilaria Bonvecchio. Riassunto di questo terzo quarto, veramente veramente forte Moncalieri che comunque riesce a gestire il vantaggio, è stata superata solamente una volta dalla Fassi del Vice Albino di un punto e poi è riuscita subito con le triple di Berrad a ritornare in vantaggio. Adesso piccolo break e ritorniamo per l'ultimo quarto di questa fantastica partita. Rinizia la partita, pronta a portarci con questo quarto quarto verso la conclusione. Prova Iannucci, sorpasso della Fassi Albino. Ci prova Berrad, Diotti. Intanto realizza Conte. Ottima giocata tecnico-tattica dell'allenatore Terzolo che lascia riposare le 5 inamovibili come Grigolet, Cacicci,
oppure Landi lo può fare, perché può contare sul roster non solo molto lungo ma molto molto valido, perché se pensiamo che le non titolari sono Berrad, Hernandez e Cordola, veramente è una buonissima squadra. Tanto dopo la palla persa di Iannucci c'è stata la rimessa laterale di Moncalieri, che ora può attaccare con Cordola centrale, palla fuori per la tentata tripla di Diotti che non va, rimbalzo di Iannucci, palla per Valente, viene chiusa da Conte, palla per Iannucci, prova ad attaccare uno contro uno, scarica su Pintossi, prova con la finta, ora scarica bene fuori, ma gran palla intercettata da Conte che la mette per Berrad, 1-2 e grande stoppata di Silva, palla per la tripla di Silva, non va, a rimbalzo c'è Pintossi, Lisa Pintossi, lo dico sempre, non la senti, non la vedi sempre, ma lei c'è, era già pronta al rimbalzo, la palla le è arrivata nelle mani, pronta, carica, si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto. Tanto cambio, escono Diotti ed Hernandez ed entrano Domizzi e Caccicci. Domizzi prova la tripla, non va, rimbalzo di Bonvecchio, deve partire in contropiede, la Edelweiss Albino ci prova ma la difesa si schiera molto bene, prova Pintossi da tre, purtroppo non va il suo forte, comunque sta scaldando la mano, è riuscita a liberarsi, purtroppo non a realizzare per lei. Tanto Domizzi sotto per Cordola, prova, fallo di Silva e realizza Cordola e quindi ritorna in vantaggio Moncalieri e tiro libero a disposizione. Sbaglia il tiro libero. Prende palla Bonvecchio. Silva, Valente, c'è sotto Iannucci, prova a tirare Valente, non va, fallo di Pintossi, troppa foga nell'arrivare al rimbalzo, butta a terra Conte ed entra Bercianinovic per Iannucci. Prova Caccicci, fermata da Bercianinovic che qua sbaglia il passaggio in fase di transizione, può partire in contropiede Moncalieri, sbaglia Conte da sotto, palla ora sui piedi di Cordola e rimessa dal fondo. Cambio, esce Berrad ed entra Landi. Molto, molto forte Moncalieri, davvero chapeau a una squadra davvero organizzata. Tanto Bercianinovic, Pintossi, marcata duro da Domizzi, Bonvecchio, fallo giusto di Cordola. Esce Cordola ed entra Grigolet. Tanto ricordiamo le statistiche valide fino alla fine del terzo quarto. Fassi Albino ha tirato con una percentuale dal campo del 38%, mentre Moncalieri ben del 45%. Tanto realizza da due Ilaria Bonvecchio. Sorpasso ancora per la Fassi Albino. Yeah.
prova adesso Caccicci, non realizza il rimbalzo, prova Valente, non ci arriva, si lancia, palla è per Domizzi, sbaglia pure lei, deve sfruttare queste amnesie offensive, la fa sì Albino e partire con in aria Bonvecchio. Ci prova Bonvecchio per Silva, prova lei, 58-55, più 3, maggior vantaggio per la Fassi Albino. 5 minuti e mezzo, la conclusione della partita. Conte, Domizzi, blocco di Chicici su Silva, Grigolè, Conte, Silva prova, Conte, non va, gran rimbalzo di Pintossi. Attenzione ora a Domizzi che prova a rubare la palla a Bonvecchio che ora cerca di temporeggiare e gestire il pallone. Pintossi, sentite, sentite il pubblico del Palaraffa Martini di Torre Boldone, ovviamente sempre in prima persona Lucio Mistri, il leader di Scorpion Bay, fondatore e proprietario. Tanto entra Berrad ed esce Domizzi. Tanto Landi, Berrad, bel passaggio per Caccicci che prova a realizzare, non va. Buona difesa di Valente. Bonvecchio, Bercianinovic, ci prova, lei non va per una buona difesa di Caccicci e antisportivo a Caccicci che ha sgomitato su Bercianinovic. Allora c'è da dire, Bercianinovic ha veramente pressato Caccicci tutta la partita, l'ha infastidita, però è anche così che si gioca, innervosendo l'avversario. Caccicci purtroppo ha reagito, ma neanche in maniera troppo vistosa e troppo violenta, ha solo mosso il gomito e giustamente è stato ravvisato un fallo antisportivo. Due tiri, di cui il primo sbagliato da Cotta Bercianinovic, ed esulta veramente in maniera poco sportiva coach Paolo Terzolo e realizza il secondo. Veramente poco sportivo coach Terzolo, non è un bel messaggio, non è una bella cosa da dire, non amo criticare gli allenatori avversari, soprattutto quando c'è una squadra così bella e così organizzata. Qui dal punto di vista sportivo veramente è una critica, perché si è comportato a mio avviso davvero male. Dal punto di vista tattico, complimenti per una buona squadra. Tanto fallo su Lisa Pintossi e due tiri liberi per lei. Non realizza Pintossi. Non va neanche secondo ed esulta ancora coach Terzolo e realizza Conte, 57-59, meno 2 per Moncalieri. Gervinio. Bercianinovic contro Caccicci, ancora Bonvecchio, fallo ancora di Caccicci su Bercianinovic, trattenuta. Tanto Bercianinovic contro Grigolè, prova a realizzare, realizza e subisce fallo. Fallo commesso dalla numero 21 Grigolè. Quarto fallo per Grigolè. Dovrà cercare di lavorare su questo a Fassi Albino negli ultimi minuti.
di far commettere gli ultimi falli a Caccicci e Grigolè. Intanto tiro libero per Bercioninovic dopo aver realizzato. Buono! 62-57, 5 punti di vantaggio per la Fassi Albino. È pronto a entrare Cordola. Palla fuori per Conte, buona difesa di Bonvecchio e fare l'attacco e può esultare Ilaria Bonvecchio. Giustamente, tecnico a Coccio Terzolo che è entrato in campo. Giusto, è giusto. Ragazzi, è giusto. È... tecnico, allenatore Terzolo. Allora, riassumiamo. Fallo in attacco per la numero 5 Conte, fallo giusto. Bonvecchio è caduto a terra, probabilmente spostata dal braccio di Conte, e nel momento in cui è stato fischiato fallo in attacco, il coach Terzolo è entrato in campo per, probabilmente per protestare, probabilmente dalla foga, e appena visto che l'arbitro ha dato tecnico, lui si è giustificato chiedendo il time out. Quindi una buona scusa di Terzolo, però ormai era entrato in campo, quindi il tecnico l'aveva preso. Quindi non ci saranno i tiri liberi perché il bonus non vale per il fallo in attacco di Conte, ma ci sarà il tiro libero per il fallo tecnico a coach Terzolo. E poi ci sarà possesso in rimessa dal fondo per la Fassi del Vest Albino. Un tiro per Bercianinovic. E realizza. Rimessa al fondo per Bonvecchio. Allora, qua esprimo il mio commento personale. Quando un allenatore si comporta in una determinata maniera, rischia anche di innervosire le proprie giocatrici, di non far sì che le proprie giocatrici mantengano una determinata calma o razionalità sportiva. È vero, dal punto di vista positivo è una grande grinta, una grande carica e tanto agonismo, ma nelle fasi di difficoltà devi saper mantenere la calma. In questi casi non l'ha fatto e ne ha risentito sicuramente la squadra di Moncalieri. Tanto può ripartire in tutta la sua organizzazione la Moncalieri con Landi che si appoggia su Conte che prova la tripla ma non va. Il rimbalzo è di Bircianinovic. Saranno 3 minuti infiniti che sembrano non passare mai. Bonvecchio. Silva. Bercianinovic ha fatto il pensiero del tiro da tre, poi ci ha ripensato. Intanto Valente sbaglia da sotto. Buon errore comunque. I secondi stavano per terminare. Intanto può attaccare Cordola. Grigolè fa palla fuori per Conte e realizza da 3. 60-63, si porta a meno 3 Moncalieri. Palla per Bercianinovic, chiama al blocco di Valente. Palla per Bonvecchio. 9 secondi, prova Bonvecchio in sospensione, bravissima perché subisce fallo di Berrad. Primo fallo credo di Berrad, terzo, mamma mia, credevo primo per la buona difesa che ha avuto. Invece terzo fallo della 9. Prova il primo Bonvecchio e realizza. Buono anche secondo. 65-60, tutto nelle mani di Ilaria Bonvecchio. Berrad. Palla sotto per Cordola. Palla fuori per Landi che realizza la 3. 65-63, ancora solo 2 punti di vantaggio per Albino. Sentite il pubblico che non può far altro che accompagnare in maniera veramente calorosa le proprie beniamine. Bercianinovic si fa rubare palla da Berrad. 5 contro 4 per Moncalieri. C'è Cordola da sotto, da sola. Non realizza e la palla è per Bonvecchio sulla difesa di Berrad.
e riesce a uscirne in qualche modo. Bombecchio veramente molto molto brava e calma soprattutto, perché la partita si sta anche innervosendo. Prova da tre, Bercianinovic non va, e al rimbalzo ci va in qualche modo Silva, e qua fallo di Pintossi antisportivo, però c'è da dire che sembrava veramente Hollywood, scusate, ma si è proprio lanciata. Vabbè, ci può stare, tanto antisportivo a Pintossi. Saranno due tiri liberi che potranno valere il pareggio per la Akronos Moncalieri. Essere simulazione. Non va. Buono il secondo. Rimessa laterale in zona d'attacco. Fa il check l'arbitro. 1:10-1 per Moncalieri. Attenzione a Landi. Palla per Grigolet. Prova a realizzare e ce la fa. Più uno, sorpasso Moncalieri a 1 minuto dalla fine. Bercianinovic, Valente, Bombecchio, prova la tripla da lontanissimo, non va, rimbalzo ci prova Bercianinovic, adesso ci prova Silva, fallo giusto, non era in bonus, ferma il cronometro. Molto buono fallo, scusate il brutto italiano del molto buono fallo, però tanto peccato per la tripla sbagliata di Bombecchio, ho avuto forse un pochino fretta. Tanto rimessa di Berrad per Landi, 38 secondi alla fine, attenzione a Cordola, prova ad attaccare lei contro Silva, non realizza, il rimbalzo ci va Bercianinovic, c'è Bombecchio, palla ancora per Silva, sotto per Valente, deve provare ad attaccare le ragazze biancorosse, due liberi per Elisa Silva che subisce fallo da Cordola, quinto fallo credo, no, terzo della 6, Landi, ma che avevo visto Cordola con le mani nei capelli. Non va il primo di Silva. Deve mettere almeno un secondo per agguantare il pareggio. Buono. Time out chiamato questa volta da coach Terzolo. Sarà rimessa in attacco per Moncalieri che cercherà di gestire ovviamente tutto il possesso. Ha deciso la rimessa dal fondo coach Terzolo anziché la rimessa in attacco. Vuol gestire tutti i secondi. Probabilmente vorrà puntare all'overtime. Attenzione. Qua contesa a 8 secondi dalla fine. Palla per la Fassi Albino. E time out chiamato da coach Stibiel. Si può fare. Tutti hanno segnato il fallo. In realtà contesa. Riprende l'ultima fase del match. 8 secondi alla fine. Rimessa in attacco per la Fassi del Vice Albino. Nelle mani di Elisa Silva. Chiamano il blocco Elisa Silva, palla per Bercianinovic, 7 secondi, deve provare il tiro, non va, probabilmente si va agli overtime. Eccoci, adesso starò in piedi perché sennò mi viene veramente un arresto cardiaco. Overtime, 5 minuti di tempo, i falli di squadra rimangono uguali. 4 falli per la Fassi Albino, 5 per Moncalieri, entrambi in bonus. Ci prova Conte. Palla per Grigolet. E realizza. Comunque ricordiamoci che Grigolet ha 4 falli assieme
anche a Cacici e a Cordola, quindi deve giocare su questo la Fassi Albino. Ci prova Panseri, palla per Bonvecchio, ancora Panseri, prova a entrare lei, prova il tiro, non va. Può ripartire Landi, palla per Domizzi. Blocco di Chicici forte. Landi per Conte. Prova il tiro a tre. Conte realizza. Tripla di Conte, due punti di Grigolè. Non poteva iniziare nel migliore dei modi per Moncalieri questo primo tempo supplementare. Valente, prova Bonvecchio, ci prova ancora, in arresto e tiro! Mamma mia! Mamma mia! Ho sentito dire che il comune ha appena stanziato qualche bel milioncino per fare la statua d'oro a Ilaria Bonvecchio di fronte al comune. Intanto il punteggio si porta più 2 per Moncalieri, 70-68. Landi prova la tripla, non va, rimbalzo è di Iannucci che può partire in contropiede, 2 contro 2, non guarda, Bonvecchio prova lei a tirare, passi. Allora il passi c'era, ma era sicuramente anche il fallo, c'era sicuramente il fallo. È stata abbracciata e trascinata Iannucci. Vuoi compensare e non dare né passi né fallo e lascio andare. Anche se non è questo lo spirito di un arbitro, però ci prova Landi, bella palla per Grigolè, complimenti. 72-68, si allontana. Azione ora Bercianinovic, marcata da Grigolè, ci prova Iannucci. Fallo di Grigolè, quinto fallo di Grigolè su Bercianinovic. Quinto fallo di Grigolè su Bercianinovic. Quindi entra Cordola, anche lei, 4 falli, credo. E anche 4 Cacici. Quindi 2 tiri liberi per Mel Bercianinovic. Mare. Sbaglia il primo Melissa Bercianinovic. Buono secondo, meno 3. Ora è una Moncalieri senza Grigolè, quindi sicuramente deve giocare su questo la Fassi Albino. Tiro sbagliato da Domizzi, palla sotto per Cacici, palla intercettata da Iannucci ottimamente, può partire in contropiede la Fassi Albino, deve alzare la testa ora Iannucci, la palla è per Bonvecchio, 2 minuti e mezzo, meno 3 per la Fassi Albino, deve provare a rialzare la testa, ci prova con Melissa Bercianinovic, la tripla viene sputata dal ferro, grande sfortuna per la bosniaco tedesca, palla per Cacici che da sotto realizza. Si spengono quasi qua le speranze della Fassi Albino, sotto di 5. Ormai la vedo abbastanza dura. Bercianinovic, Valente, Silva, ancora Bonvecchio. Tutto dipende come sempre ancora dalle sue mani. Ci prova Bercianinovic in arresto e tiro. Non va, è stanca morta, non ce la fa più. Porta palla Landi, Conte, pressata da Silva, Cacici, Landi, palla sotto per Cordola, palla, scadono i 24 secondi e quindi rimessa.
Quindi rimessa per la Fassi Albino, che deve cercare di rimediare questi 5 punti e attaccare. Qua rimessa Iannucci per Bonvecchio. Con la palla Bonvecchio. Ora Silva prova il tiro da tre infastidita. Il rimbalzo di Iannucci che da sotto non riesce a tirare. Stoppata da Cordola. E quindi a un minuto dalla fine ormai potremmo dire che si sta concludendo qua. Meno 5 a 50 secondi. La vedo abbastanza dura ora per la Fassi Albino, che vede sfumare così due punti vitali dopo una partita veramente combattuta fino all'ultimo respiro. Fallo più canestro. E quindi ormai con questo canestro meno 7 più un tiro libero a disposizione per Moncalieri, si conclude la partita della Fassi Albino, che avrebbe 40 secondi per recuperare ormai, vediamo, 8 punti. Time out. Riparte l'ultima fase, l'ultimo quarto, con Fassi Albino che gestisce il pallone, prova in qualche modo a trovare spazi, ci prova Bonvecchio, non va, palla fuori per Valente che la perde sul proprio piede, può attaccare Landi. Ci prova Bercianinovic a stopparla appoggiandosi su Landi. Fallo di Berrard. 21 secondi alla fine, due tiri per Bercianinovic. Buono il primo, meno 7. Buono anche il secondo. Entra ancora Conte. Oddio, mi è venuto. Ce la spiego. Ci prova Berrard, palla per Conte, recuperata da Iannucci in qualche modo. E qua fallo su Landi. Realizza Landi, più 8 a 10 secondi dalla fine. Entra Cordola ed esce Landi. Porta palla Bercianinovic. Prova a realizzare, non va. Si conclude qua la partita. Vince la squadra di coach Terzolo con il punteggio di 79 a 71. Si conclude qua la partita. Si conclude qua la partita della Fassi del Vice Albino, che capitola nei confronti di Moncalieri, che vince con il risultato di 79-71 con un vantaggio di 8 punti dopo il primo tempo supplementare. Era riuscita la Fassi Albino a concludere il match in parità con il punteggio di 66-66, ma ben 13 punti ormai nel primo tempo supplementare hanno fatto sì che i due punti andassero nelle mani della squadra di coach Terzolo. I nostri complimenti vanno tutti alla Fassi del Vice Albino, che è stata veramente capace di affrontare una squadra quinta in classifica e molto meglio attrezzata. Ma non solo questo, la Fassi Albino ha affrontato la partita, probabilmente la miglior partita della stagione dal punto di vista della grinta, dal punto di vista della fame, dal punto di vista dell'approccio e dello spirito. Una partita che ha reso orgogliosi tutti i tifosi bergamaschi di questo spirito. Da Francesco Ventre un sentito ringraziamento, cari amici sportivi, buona serata a tutti.